oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Dottaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Dottaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Dottaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è una staffa di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsin, provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro. Lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane. Distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest, ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. In questo numero, Porto e Fossaltese si dividono la posta in palio. La salute attende il Portogruaro nell'anticipo di domani. Giulia e Caorle non sanno più vincere. Magico Pramaggiore, il Blaugrana al comando della seconda categoria. Per la terza categoria, occhi puntati sull'Annonese. E in Serie D femminile, il Portogruaro ospita il Barcon. Con Massimo Mian parleremo di calcio coaching. È stata una giornata secondo previsioni la decima del girone C della Serie D. Mestre e Triestina continuano la loro marcia senza incontrare intoppi d'alcun genere, inseguite da un campo d'arsico ritornato al successo dopo l'avvenuto cambio d'allenatore. La capolista ha espugnato di misura il campo dell'Alto Vicentino, la Triestina invece ha liquidato a domicilio i pordenonesi del Tamai. Le Furie Rosse, che domenica dovranno far visita proprio alla capolista Mestre, da questa settimana sono state agganciate dai cugini del Cordenons, andati a dividere la posta in palio sul campo della Vigontina. Il campionato d'eccellenza ha visto la sua capolista, il San Giorgio Sedico, rallentare. I bellunesi sono stati costretti al pareggio dai trevigiani dell'Iappiave. Un turno dunque favorevole alle dirette inseguitrici Nervesa e Treviso, passate rispettivamente per 5-1 con il Cornuda e 1-0 col Saonara Vilatora. Il Sandonà ha liquidato allo Zanutolo la Liventina, mostrando a tutti, dopo l'avvio di stagione contraddistinto da molteplici difficoltà, di avere ritrovato la giusta via per guadagnarsi un posto sotto la luce della ribalta. Vittoria invece rinviata per il Porto Mansue, che si è fatto fermare da un martellago alla ricerca dei punti per tirarsi quanto prima fuori da quelle zone a rischio della classifica alle quali da tempo non è più abituato. Il campionato di promozioni ha visto invece l'ennesimo ribaltone in vetta alla classifica. La Vazzolese è stata battuta a sorpresa dall'Ovis Presiano e dunque è nuovamente l'Union Vipo ad essersi insediata al vertice, inseguita ad una lunghezza da Vittorio Veneto, Conegliano, Spinea e appunto dalla Vazzolese. Restano a stretto contatto con la zona playoff Portogruaro e la Salute, che domani, con inizio alle ore 14.30, si affronteranno in rivali Venza nell'anticipo di campionato. I Granata sono reduci da un pareggio con la Fossaltese, che per come si erano messe le cose ha lasciato a tutti l'amaro in bocca, biancoverdi compresi. C'è qualche rammarico, insomma, per una partita che avevate raddrizzato e poi proprio in piena zona Cesarini avete subito il pareggio ad opera di Della Bianca. Beh, ma sicuramente abbiamo questo rammarico, ecco, del pareggio, però insomma abbiamo dalla nostra, che devo fare i complimenti ai ragazzi per la reazione che hanno avuto, ecco. Non avevamo iniziato bene sicuramente, però insomma hanno saputo rimettere in sesto una partita che era diventata difficile anche per come giocava un po'
La Fossaltese sempre con questi rilanci abbastanza lunghi su Della Bianca, per cui ci comportava sempre un recupero palla abbastanza basso e delle ripartenze, ecco, così da metri, però con campo anche abbastanza ai limiti, nel senso che non con piscina, però insomma abbastanza molle, ecco. Però insomma dai, è andata così, dispiace, sì, ci resta questo rammarico, è come avessi subito una sconfitta, però insomma mi basteranno un po' di ore, dai, per passare, dopo vedremo, dai. C'è un problema palle inattive nel Portoguaro, purtroppo ogni calcio d'angolo, ogni punizione, insomma si fa sempre in difficoltà in mezzo all'area. È un problema che noi non è che non abbiamo la marcatura, perché anche oggi c'erano tre marcature piene, sicuramente noi stiamo sempre parlando magari di quello che può essere il Portoguaro, ma non parliamo di quello che è la Fossaltese. Avevo una rete là difficile da contrastare, per cui non è che abbia fatto gol qualche altro centrocampista o qualche altro difensore, ha fatto gol Della Bianca, complimenti a lui, per cui era un giocatore difficile da contrastare, abbiamo cercato in tutte le maniere, anche facendo una barriera sulla corsa davanti, però insomma non c'è stato modo, per cui complimenti a Della Bianca e noi andiamo avanti, insomma. Il primo tempo devo dire che è stato un primo tempo importante nella mia squadra, abbiamo avuto una compattezza di squadra importante, siamo ripartiti un po' di volte, abbiamo cercato di metterli in difficoltà, quindi un grandissimo primo tempo, devo essere sincero, quindi intenso e giocato a buon ritmo. Secondo tempo siamo partiti abbastanza bene, poi abbiamo fatto due errori e ci hanno punito, e quindi siamo andati col cuore, con l'anima avanti e siamo riusciti a recuperare. Ripeto, la partita è stata sicuramente della mia squadra incoraggiante, abbiamo dei grossi margini di miglioramento, quindi possiamo solo migliorare e lavorare in questo. Ti abbiamo visto un po' contrariato per qualche episodio arbitrale. No, contrariato, bisogna essere sinceri e onesti, se uno sbaglia, ma ha avuto nessuna esitazione sul rigore a loro che... No, cioè avete visto anche voi, quello là è un fallo a due in area, uno calcia, l'altro insieme si fa fallo. Ha avuto l'ultima occasione, manca, ha preso la palla, il portiere gli ha frenato addosso, questo è rigore tutta la vita, cioè è mancata occasione da gol, bisogna fischiare giusto, poco da fare. Anche il La Salute non è andato oltre il pareggio a Montebelluna con il San Gaetano, pure i Liventini hanno di che rammaricarsi per non aver saputo approfittare di una classifica che in caso di vittoria avrebbe potuto vederli in vetta. Domani derby storico in campionato con il Portoguaro di Mister Gallina, una vigilia che in casa dei Canarini dell'Ivenza è del tutto speciale ed è vissuta con la massima fiducia. Vigilia di derby, mister Carraro, dunque si aspettava di arrivare con gli stessi punti del Portoguaro. Per quanto riguarda il percorso fatto, la crescita che hanno fatto i ragazzi e la squadra, sicuramente mi aspettavo di ottenere degli ottimi risultati. È altrettanto vero che il Portoguaro è un'ottima squadra, con un grande blasone, una grande tradizione, ha degli ottimi giocatori, anche loro sono in una buona posizione di classifica. Arrivare con i loro stessi punti a questa partita sicuramente ci fa onore e ci dà ulteriori convinzioni che stiamo facendo un ottimo lavoro. Ecco, che partita si immagina sarà? Una partita molto dura, perché è una squadra che abbiamo già affrontato anche in Coppa Veneto, ha dimostrato di essere una squadra che ha delle ottime qualità, soprattutto una fisicità importante, di giocatori di esperienza, perché hanno veramente in rosa dei giocatori con molta esperienza, non solo in promozione ma anche in categorie superiori, quindi sicuramente sarà una partita molto difficile, però è altrettanto vero che per noi rappresenta un grosso stimolo. I ragazzi stanno bene, a parte qualche piccolo acciacco, dovremo avere la formazione tipo, che io non considero tipo comunque, perché bisogna sempre ricordare che all'inizio dell'anno, proprio contro il Portoguaro, abbiamo perso un giocatore molto importante per noi, sia nello spogliatoio che in campo, che era il nostro capitano Lorenzon, quindi bisogna ricordare questa cosa, anche se i ragazzi hanno sopperito molto bene a questa perdita, perché stanno facendo un ottimo campionato finora. Ecco, voi vi arrivate dopo un pareggio per 0-0 con il San Gaetano,
un pari che non fosse stato così, fosse arrivata una vittoria, vabbè, è inutile recriminare e pensare dove potreste essere. Cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno, anche i lati positivi. Un po' di recriminazione c'è, non è la prima volta, però ripeto, come ho detto in altre circostanze, che noi non dobbiamo guardare a questo, ma dobbiamo guardare ad altre cose, ad altri aspetti, che sono continuare la crescita dal punto di vista della qualità, dal punto di vista dei concetti e della mentalità, e soprattutto trovare continuità di risultati. E per questo sono contento, perché comunque a due partite che non subiamo gol stiamo facendo delle buone prestazioni anche dal punto di vista caratteriale, e mi auspico che sabato i ragazzi possano fare un'altra grande partita. Anche in prima categoria regna grande incertezza al vertice. Il Marcon ha subito abdicato in favore del tandem milanese Fossaltapiave, due squadre che adesso che hanno conquistato la vetta sono seriamente intenzionate a giocarsela sino in fondo. Restando ad analizzare le prime della classe, non è andata benissimo al Caorle, fermata sul pareggio da un Badoere, tutto da scoprire. In casa litoranea comunque, tra tanta amarezza, ci si interroga sul perché dopo aver conquistato il vertice non si sia riusciti più a vincere. Eccoci a commentare una partita che ha dell'incredibile. Alla fine è sortito un pareggio per 2-2, ma c'è stato uno stilicidio di occasioni sprecate, compreso anche un rigore negli ultimi secondi. Sì, non posso dire assolutamente niente della prestazione dei ragazzi, perché secondo me hanno fatto un'ottima prestazione in tutti i concetti, tutti a livello equilibrio tattico, a livello tecnico, hanno fatto secondo me grandi giocate. Il secondo tempo la squadra avversaria era passata a metà campo una volta sola. E il problema è che nascono queste partite dove o la sfortuna o non so cosa dire, loro fanno due giocate, fanno due gol e noi ne facciamo 50, o sulla linea della porta o davanti al portiere sbagliamo, rigore sbagliato, purtroppo nascono così. C'è solo da tenere in considerazione la prova dei ragazzi, che hanno fatto una prova secondo me straordinaria. Però il rammarico è che perdi punti per strada, che non meritiamo di perdere, tutto qua. Bisogna sempre rincuperare e rincorrere gli avversari, sì, altre squadre che sono più avanti di noi, immeritatamente, perché potevamo essere tranquillamente primi a 2-3 punti la seconda, e adesso dobbiamo ritornare a lavorare, dare il psicologico l'ora ai ragazzi, dargli la carica ancora. Questo è calcio, ci sono partite così, partite male che vinci, male che non meriti, ecco. Io dico sempre che c'è sempre un ritorno, e speriamo che già dalla prossima domenica ci sia un ritorno di fortuna, tutto qua. Ecco, qualche scelta tecnica iniziale, vedi la panchina per Atà o comunque per Benedetto, come spiegarle? Ma è giusto dare continuità a chi in questo momento sta bene. Atà veniva da un momento un po' non facile, aveva dei problemini, e ho preferito lasciarlo fuori oggi, recuperarlo per domenica prossima. Ho dato spazio a Guido Segato perché se lo merita, perché sta facendo bene. È un ragazzo che merita. Io ne ho tanti, ne ho 20, devo saper girarli tutti, dargli la possibilità di giocare un po' tutti, qualcuno un po' meno, però questo è anche il calcio, purtroppo. Chi dimostra, chi nel corso dell'allenamento mi dà la possibilità di scegliere, io ben venga, cioè io li metto in campo al primo minuto, però quando vedo chi merita di giocare, giusto che giochi. È stata una partita di grande sofferenza, quello sì. Sapevamo che avevamo davanti una squadra importante e abbiamo cercato di impostare una partita cercando di ripartire. Siamo stati fortunati forse a trovare il rigore subito, delle volte magari può essere una fortuna e non una fortuna, dipende anche dalle situazioni, però siamo stati bravi comunque a lottare, a combattere fino alla fine, crederci comunque, perché dopo alla fine certo che abbiamo regalato quel rigore là per colpa nostra, certamente non è stato inventato, ma è stato regalato da parte nostra per una cosa così banale, perché la palla stava quasi uscendo, e vabbè, comunque sono cose che capitano. Dopo, quando manca un po' di ossigeno, delle volte si fa cose che non si vorrebbe fare, ecco, tutto là. Però sapevamo che davanti avevamo una grandissima squadra. Ecco, il cammino vostro a che cosa mira? Ma noi non lo so, vediamo, ci stiamo scoprendo un po' alla volta, perché così siamo partiti non conoscendo la categoria, con giocatori che magari sono nuovi della categoria, e quindi stiamo un po' scoprendo cosa possiamo fare e dove possiamo arrivare. Ecco, quello sì, non so.
Vediamo. Acque agitate invece la Iulia Sagittaria. La strada è ancora lunga, ma i concordiesi hanno ormai imboccato il tunnel della crisi. Alla vigilia i propositi dovevano essere di playoff, adesso invece la classifica vede i nerazzurri quasi risucchiati in zona playout. Con il Casale doveva essere la partita della svolta, invece per la terza domenica consecutiva la vittoria non è arrivata e soprattutto l'attacco è uscito dal campo a bocca asciutta, riuscendo a fallire anche un calcio di rigore. Domenica trasferta a Cavallino, a questo punto diventa fondamentale vincere per allontanarsi dalle zone a rischio della classifica, essendo i playoff diventati ormai quasi utopia. Del Lugugnani invece c'è ben poco da dire, altra manita subita in una stagione che, come poteva essere messo in preventivo sin dall'estate, si sta rivelando un autentico calvario. Qualcosa si potrà fare a dicembre, ma la triste realtà è che ormai, salvo miracoli, in casa granata sarà meglio incominciare a programmare il futuro per non correre il rischio il prossimo anno di scivolare ancora più in basso. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsin, provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro. Lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane. Distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest, ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. In seconda categoria il match clou tra Bibione e Ponte Crepaldo è andato agli ospiti. In tal modo si è materializzato il sorpasso al vertice anche del Pramaggiore, passato a Burano. Domenica peraltro, ospitando la Vigor e con il derby in programma tra Ponte Crepaldo e Treporti, potrebbe per i Bleugrana materializzarsi anche il primato solitario. Il Pramaggiore non può considerarsi affatto una sorpresa, ma stupisce comunque per la capacità di far fronte alle tante pesanti assenze del momento. Purtroppo in questo periodo abbiamo parecchie persone fuori per infortunio e di conseguenza stiamo ottenendo il massimo con forse il minimo sforzo, difatti con prestazioni anche non molto all'altezza, vediamo domenica o vediamo anche due domeniche fa contro il sindacale, che purtroppo abbiamo raccolto il massimo con il minimo sforzo, ripeto. La società insomma vorrebbe, è diversi anni che sta tentando quanto minimo di andare ai playoff, di cercare comunque il salto di categoria. Ma diciamo che comunque sia l'obiettivo principale della società è quello di arrivare come sempre a quota 40 il prima possibile e poi ovviamente una volta raggiunto quota 40 nel più breve tempo possibile di guardare anche un po' più in alto, quindi di fare un degno campionato diciamo. Io purtroppo noi come squadra non le ho viste tutte ancora, perché di vertice diciamo abbiamo incontrato il San Donà e il Ponte Crepaldo, le altre dobbiamo ancora incontrarle, di conseguenza non le conosco, però vedendo i risultati delle altre squadre diciamo che è molto livellato, dai 16 punti ai 23 ci siamo tutti, ecco, e tutti potrebbero vincerlo come perderlo. Siamo vicini a dicembre, la società ha detto che farà sicuramente qualcosa.
Ma guardi, io le dirò che dal mio punto di vista l'importante è che io recupero tutti quelli che ho fuori. Se io recupero gli 8 che ho fuori, per me andare nel mercato in questo momento non serve assolutamente a nulla. Cioè, quelli che ho mi conoscono già, sanno come lavoro, sanno quello che io pretendo da loro. Di conseguenza andare nel mercato per trovare qualcun altro che devo ricominciare tutto da capo, per me non ha molta importanza, ecco. Il problema è capire se questi sono recuperabili. Ecco, io le posso dire che oggi come oggi io sono sicuramente sicuro che Anese fino a gennaio non ce l'avrò. Gli altri in teoria a breve dovrebbero rientrare, quindi si parla di fine novembre, primi dicembre in squadra. Adesso le dirò che Longato ha incominciato ad allenarsi questa settimana, Lucky ha incominciato ad allenarsi questa settimana, quindi bene o male diciamo che loro due piano piano stanno recuperando, gli altri non li ho ancora visti. E prossima partita sulla carta è di quelle ancora facili con la Vigor Cintese, la sorpresa negativa se vogliamo della giornata visto che ha perso con il Cesarolo. Ma anche lì cioè io le dirò che comunque sia è stata una delle squadre che in precampionato in Coppa ci ha messo forse più in difficoltà di tutti, giocando un buon calcio. Purtroppo però oggi come oggi vengono anche dall'esonero del mister che avevano, hanno incominciato un nuovo cammino con un altro allenatore, quindi probabilmente anche domenica sono inceppati in una sconfitta che è probabilmente data da così una situazione un po' anomala. Comunque dal mio punto di vista non è una squadra da sottovalutare. Il risultato a sorpresa è stato comunque quello di Sindacale, dove i concordiesi hanno conquistato 3 punti oltremodo pesanti contro il San Donà. Ancor più eclatante è stata la vittoria del Cesarolo contro la Vigor. Era uno scontro tra poveri e probabilmente tra destinate alla retrocessione, ma stupisce la sconfitta dei cintesi ai quali il cambio in panchina con mister Maurizio Brunzin evidentemente non ha portato i frutti tanto attesi. Lotta serata in terza categoria, la Giussaghese si è fatta imporre il pari dal forte Cessalto, in tal modo vedendosi nuovamente col fiato sul collo della San Giorgese che ha liquidato di misura la Nonese, attuale terza forza del campionato, presentatasi in riva a Livenza come la squadra più in forma del momento. Nessun problema per gli uomini di mister Fabrizio Gurizzan che attendono lo scontro di domani con il Biancade come l'occasione per l'immediato riscatto. E per la terza categoria siamo ad Annone Veneto con mister Fabrizio Gurizzan. Dunque mister, un campionato che è iniziato alla grande per quanto vi riguarda, siete lì nei primi posti, domenica non è andata bene ma insomma avete affrontato una squadra di quelle veramente toste. Sì, diciamo che è stata una bella partita, non ci siamo espressi come le ultime partite, però nell'arco della partita siamo venuti fuori molto bene, i ragazzi hanno dato il 100% come tutte le partite fin qui disputate. Purtroppo il risultato è stato negativo, ma un grande merito va anche alla San Giorgese, che è una bella squadra. Complimenti anche alla San Giorgese. È una squadra, la vostra, decisamente giovane, rifondata rispetto allo scorso anno, quando, ricordiamo, era arrivata praticamente al penultimo posto. Quest'anno, appunto, avete obiettivi decisamente diversi. Sì, abbiamo obiettivi diversi. L'anno scorso, sinceramente, l'ho seguita al girone di ritorno, che secondo me ha fatto un buonissimo girone di ritorno. L'anno scorso ha fatto una bella ripresa rispetto all'inizio, però quest'anno sì, siamo parecchio ringiovaniti con dei ragazzi giovani e soprattutto volenterosi. Devo fare un plauso a tutto il gruppo, tutti i ragazzi che sono qua con me, ne ho 26. E sinceramente far la formazione, chi portare in panchina la domenica o al sabato quando giochiamo in casa, è sempre difficile, anche perché poi a malincuore qualcuno deve restare fuori e soprattutto a quelli faccio un plauso. Diciamo Giussaghese soprattutto? Ma non direi tanto, cioè Giussaghese sì, è una squadra tosta, San Giorgese, ho visto bene il Cessalto, la qualità enormi davanti, Cessalto, è una bella squadra il Meolo, è Villanova, è una squadra tosta, difficile da affrontare, ci sono belle squadre. Vedendo le squadre che abbiamo incontrato fino adesso, ci mancano le ultime 4, ma quelle che abbiamo incontrato fino adesso, per me è un campionato molto equilibrato e è entusiasmante quest'anno. Secondo me il livello si è alzato rispetto all'anno scorso.
Ed eccoci a parlare di calcio femminile con mister Rudy Moro. E dunque si riprende a giocare dopo un turno di sosta, affronterete una delle squadre più in forma del momento, il Barcon, che domenica ha fermato quella che dovrebbe essere la più accreditata al salto di categoria. Esatto, sì, la sosta ci è servita per recuperare qualche pedina un po' acciaccata. Stia lavorando bene per affrontare il Barcon, perché sembrava una partita facile sulla carta, ma con il risultato di domenica ha dimostrato di essere una squadra più che competitiva quest'anno. Ha fermato l'Altivolese, quindi ci aspettiamo qualcosa molto in più dell'anno scorso. L'anno scorso era una squadra, non dico materasso, però era abbastanza prevedibile. Quest'anno con questo risultato non sappiamo cosa andiamo ad affrontare, purtroppo. Ecco, voi la affronterete qui al Mecchia anche con il dente avvelenato, perché dovete assolutamente così riscattare la brutta prestazione del turno precedente. Assolutamente sì, abbiamo perso 5-1 in malo modo, senza lottare, senza metterci il piglio giusto, quindi sicuramente sarà un banco di prova anche per noi per riscattare quella brutta e spero isolata prestazione di due domeniche fa. Abbiamo fatto bene le prime due di campionato, domenica siamo andati in blackout completo, però già spero che da questa domenica di riprendere il passo sia nel gioco che soprattutto il risultato, vabbè, però a me interessa più il gioco e la crescita delle ragazze, diciamo, ecco. Gli acciaccati due domeniche fa purtroppo eravamo quasi contati, con domenica questa spero di recuperare quasi tutte le pedine, quindi saremo, non dico tutti, però uno, a parte la Feletti che forse è l'unica out, resto sono tutti disponibili. E con Massimo Mian parliamo di Coaching Calcio, una struttura che è presente in tutta Italia e che si occupa di cosa nello specifico? Coaching Calcio è una piattaforma, è un network che organizza eventi formativi inerenti al calcio, quindi rivolti agli istruttori, agli allenatori, alle famiglie, ai ragazzi, ai singoli giocatori. Questo è Coaching Calcio, detiene, come dire, i diritti alla diffusione di una metodologia che si chiama Corver Coaching, che è la metodologia di insegnamento del gioco del calcio più diffusa al mondo, e poi il centro ricerche ha strutturato altri due livelli, chiamiamoli così, in cui si parla di difendente e di giochi di squadra. Questo è in linea generale Coaching Calcio. Ecco, voi fate una serie di eventi un po' in diversi campi del nord-est, ne avete uno a stretto giro in quel di Pordenone. Sì, il 15 di novembre prossimo ci sarà un clinic informativo, quindi una serata in cui si parlerà di che cos'è Coaching Calcio e di quali sono nello specifico i servizi che offre, che sono prevalentemente rivolti agli istruttori, agli allenatori, quindi una formazione specifica per i giocatori, ma non si parla esclusivamente di esercitazioni, esercizi, ma sono delle vere e proprie metodologie, quindi uno strumento pronto all'uso per gli allenatori. Una metodologia che ovviamente è rivolta soprattutto ai calciatori giovani, però nell'ultimo periodo state pensando a un qualcosa anche in collaborazione con gli allenatori delle prime squadre. Ma la metodologia e quindi i tre livelli che Coaching Calcio propone sono prevalentemente rivolti ai settori giovanili, quindi alla crescita dei giovani calciatori, come perfettamente hai detto tu. Stiamo strutturando una serie di incontri in collaborazione con l'AIAC di Padova e di Gorizia, nello specifico due percorsi, entrambi su sei incontri. Il primo è rivolto a temi più specifici per il settore giovanile, il secondo rivolto a juniores e prime squadre, poiché spesso tanti allenatori ci dicono è molto bello, è interessantissimo quello che proponete, ma come lo possiamo adattare con i più grandi o gli adulti, e quindi abbiamo strutturato un percorso rivolto appunto ai giocatori più grandi. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo.
Lotta Viaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Lotta Viaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Lotta Viaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsin, provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro. Lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane. Distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest, ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione in abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro.